Allora, questo è una, diciamo, un'anteprima perché ancora è in fase di montaggio, è un DVD che abbiamo fatto con i fondi di gestione delle quattro riserve, ed è costato quasi 2 anni di lavoro perché i filmati sono stati fatti nelle varie stagioni per avere un panorama completo. Come vedete, viene messo sullo stesso livello la produzione del sale e l'ambiente, proprio perché questo ambiente ha senso in questa maniera attualmente com'è, proprio perché esiste la coltivazione del sale, cioè il movimento, come diceva il professore, delle acque all'interno delle saline, alzare, abbassare il livello e successivamente nelle varie fasi anche la modifica della salinità. Questo fa sì che quando il livello è più alto arriveranno i trampolieri, quindi con le zampe molto lunghe, quando sarà più basso arrivano i piccoli limicoli che, come avete visto, vanno a beccare nel fango. Tornando un po', io faccio un intervento a cavallo tra la produzione del sale e la produzione turistica, perché noi come ente gestore volevo ricordare che la regione siciliana, ben 10 anni prima della normativa nazionale sulle aree protette, la normativa nazionale quest'anno, la 394 del 91, fa 20 anni, ma la legge istitutiva della riserva in Sicilia, la 88-81 e dell'81 e fa 30 anni, quindi ogni tanto noi siamo bravi siciliani a darci le frustate, a prenderci addosso, ma ogni tanto qualche cosa di buono la facciamo, anche se, come ha detto anche l'avvocato, insomma, ha bisogno di qualche modifica, di qualche aggiornamento, perché è una legge che è nata per bloccare l'assalto al territorio che c'era in quegli anni. Dopo 30 anni, quando ormai si è digerita la valenza di un territorio che sia, io sono di Alfa, quindi pensate Alfa Marina, vi date delle risposte, Triscina per dire Castelvetrano e altrove, in quel momento chiaramente c'erano delle norme molto, molto restrittive. Quindi la produzione del sale, ne hanno parlato i più esperti di me. Noi nel nostro piccolo, come ente gestore, qualcosa tentiamo di fare, e promuovendo, cercando di portare, soprattutto il periodo della raccolta del sale, tutte le sale visive, tutta Italia, e devo dire che, mentre si citava che ormai è famoso in tutta Europa, non lo è più, perché solo nell'ultimo anno è venuta una troupe 2 volte, una troupe dalla Corea che fa un documentario sui grandi pesci, per cui poi chiudono con la Norvegia e Finlandia, dove usano il sale, le saline per fare il baccalà. E tra l'altro abbiamo in corso anche una collaborazione con la città di Tallinn, perché Tallinn in Estone significa città del sale, era il porto dove andava a sbarcare il sale sapanese. Quindi anche lì abbiamo un tre-unione. Comunque, per venire a tornare al sale, mi fanno ricordare che c'è stata anche una politica brasiliana, quindi abbiamo riempito 3 continenti. Sulla produzione del sale, chiaramente il compito dei piccoli produttori e della Sosalt, che chiaramente oggi ha di fatto il monopolio della produzione del sale marino in Italia. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare con le poche forze che abbiamo, siamo in 4 per un territorio di 1000 ettari. Quest'anno, a proposito di sale, il WWF farà una confezione che si chiama Terre dell'Oasi. E già Terre dell'Oasi c'è nelle 2 anni, sono i prodotti realizzati, cioè coltivati all'interno di oasi del WWF di proprietà. Quest'anno verrà inserito anche il sale, anche se non è prodotto da noi, ma è stato comprato da uno produttore artigianale, proprio per dare il senso di prodotti piccoli, produzioni, sono 3.000 pacchetti, cioè non la so se sia tranquilla, non gli faremo concorrenza sicuramente, però nelle osi del WWF Italia sono oltre 100, chi vuole comprare la farina di farro, il tratto di farro, olio e poi altre cose, troverà anche il pacchetto delle saline, del sale delle saline di Trapani, cosa che non trova invece al Carrefour qua di fronte accanto alle saline, perché se voi andate al Carrefour troverete una confezione con un mulino a 6 pale, e se io sono un turista, visitatore, visito le saline,
trovo esattamente a 100 metri da un mulino un pacchetto di sale con il mulino, compro sale e trave. E invece ho sale e margherita di Savoia. Questo, diciamo, lo do per curiosità. Andando invece alla promozione qui, questo deve fare riflettere, non me perché noi ci occupiamo di altro, però un invito ai produttori. Per quanto riguarda la promozione turistica, questo territorio, chiaramente qualsiasi attività che possa portare più turisti, vedi Ryanair, etc., va bene, ma è un territorio che di suo è già, diciamo, turisticamente promosso. Io in qualche altro incontro, in qualche altra riunione, anche qui, ho citato questa rivista, che era una rivista fatta negli anni 20 sulle 100 città d'Italia. Sapete, quando, dopo l'Italia d'Italia, c'era la necessità di fare conoscere agli italiani, che ancora, diciamo, piccoli bambini, come oggi tra l'altro, le altre città. E quindi questa editrice Sonson aveva fatto queste monografie sulle città d'Italia. Nella prima pagina, guarda caso, per Trapani, città tra i due mari, c'è un mulino. Quindi nel 1920 il Trapani era individuato con un mulino. La didascalia dice: uno dei caratteristici mulini a vento che sono a centinaia intorno a Trapani e danno al paesaggio un aspetto singolare. Quindi abbiamo perso una settantina d'anni a valorizzare questi mulini, cose che già conoscevano. Poi ho portato altre riviste che negli anni parlano dei mulini e delle saline. Noi come WWF tentiamo nel nostro piccolo di fare sempre qualcosa, e lo scorso anno è uscita una convenzione tra il Touring Club e il WWF, un libro sulla natura in Italia, e chiaramente tra le oasi che il WWF da visitare ci sono le saline. Chiudo, che non voglio togliere parole né agli altri relatori, ma no, neanche so che alcuni del pubblico vogliono intervenire. Un'altra analisi che si può fare sulla, diciamo, la promozione turistica. Quando si va, quando si andava, cioè si va ancora, oggi si fa la fotografia e si posta su Facebook. Fino a qualche anno fa si comprava una cartolina e si spediva, era più, un pochettino più complicato, la posta bisognava insalivare la cartolina e quella. Una cartolina del 1905, saluti da Trapani, anche qui troviamo le saline, il mulino con gli specchi d'acqua. Panorama che ancora oggi noi troviamo, se non fosse che qualche mulino, qualche decina di mulini sono più caduchi e molti sono orfani nelle pare. Che voglio dire, qua nessuno ha la bacchetta magica per risolvere le problematiche, né noi come ente gestore che abbiamo affidato un compito da parte della regione siciliana. Questa non è un'oasi di proprietà, l'UF Italia era abituata a gestire oasi di proprietà, quando vedeva un posto, è nato così, la prima volta nel 1968, se non sbaglio, a Burano, c'era una zona particolarmente, diciamo, attanagliata, diciamo, in quel caso erano i bracconieri, l'UF Italia si è tassato, ha affittato quell'oasi, che ancora oggi è l'immobiliare Pirelli, qui parlano un affitto, e la proprietà è nata così, la prima oasi del WWF. A queste ne sono nate altre, addirittura anche acquistate, cioè quindi sono di proprietà. Quindi non abbiamo nessuna proprietà, ma gestiamo per conto della regione siciliana, che nell'81 ha deciso di istituire in Sicilia circa 90 aree protette, di cui effettivamente realizzate 76. Anche lì ci sono delle discrasie, delle perimetrazioni fatte un pochettino affrettate, di cui oggi ne paghiamo ancora oggi le conseguenze, delle cose che possono sembrare assurde, sono state fatte riserve dei territori a volte già urbanizzati, già, diciamo, in maniera assolutamente distrutti, mentre non è stata bocciata l'istituzione di isole marittimo, che credo sia uno dei posti più selvaggi ancora che ci siano. È compito, chiaramente, l'avvocato faceva bene a ricordare a volte alcune norme del regolamento che oggi ci sembrano ridicole o assurde. Lui chiaramente affezionato a quella della fruizione, per ovvi motivi, cerchiamo in qualche maniera